No. Prima di cominciare questo video volevo salutare Erco Guaro che mi segue sempre, mi commenta sempre, mi scrive sempre, sempre sempre. Un saluto da me e da Lana. Ciao Lana! Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video. Davide Nico, oggi come da titolo video, dove sono gli shiny ragazzi? Ma dove sono? Commentate subito qui sotto, ditemi se avete trovato degli shiny. Io ne ho trovato personalmente uno solo, anche se sto giocando abbastanza poco, sto lasciando andare il braccialetto che fa un po' le catture per i fatti suoi. Ho trovato questo bellissimo Baltoi che mi mancava, però nient'altro. Ho fatto qualche Deoxys, ho fatto qualche Unown, ma non ho trovato nessuno shiny da raid. E ho anche sentito, ragazzi, che sono molto complicati da trovare questi shiny da raid. Oggi andremo a fare un raid, anzi due raid penso, se ci sono degli Unown, USA, prendiamo un paio di biglietti in remoto. Purtroppo devo stare in casa in questo periodo, ho alcune cose importanti da fare che magari vi spiegherò in futuro, ora non penso. Quindi potrei sì uscire a fare i vari raid qua in zona con i biglietti normali, arancioni, quelli giornalieri, oppure con i biglietti premium, ma mi viene molto più comodo farli in remoto. Quindi senza perdere troppo tempo, ragazzi, andiamo a visualizzare i raid e oggi vediamo di fare un bel Deoxys, eccolo qua, insieme e cercando di trovare lo shiny, perché serve solo a questo praticamente. Deoxys, a trovare lo shiny da collezione, non si può nemmeno scambiare. Vado a invitare un po' di amici, sperando che ricevano la notifica e che non si buggi il gioco. Allora, questo, poi... Ok ragazzi, dovremmo esserci tutti. Ho fatto un po' fatica a far entrare la gente perché non mi faceva cliccare su alcuni. Comunque siamo in 4. Deoxys lo faremo, penso, abbastanza tranquillamente. Io utilizzerò Mewtwo con palla ombra maxato livello 40 ed altri Tyranitar un po' a caso con le mosse morso sgranocchio. Molto facile da fare questo Deoxys. Noi siamo in 4, dovremmo avanzare un pochino a seconda della mossa e del moveset che ha, ma comunque dovremmo farlo tranquillamente in 4. Adesso vediamo di partire e poi di fare check shiny. Sono curioso di vedere se troverò un Deoxys buono come IV, uno shiny, perché no? E sarebbe il top, uno shiny forte di IV, anche se, ripeto, basterebbe solamente lo shiny, dato che non serve a niente questo Deoxys. Non è un Pokémon utile all'interno del gioco, nemmeno per i PvP, nei raid no sicuramente, perché dura veramente pochissimo. Quindi vediamo di batterlo, ha Psico Slancio, quindi Mewtwo non subisce troppo e nemmeno Tyranitar che entrerà dopo. E vediamo di fare dopo il check shiny, ragazzi, vai! Ok ragazzi, come vedete siamo a metà vita e siamo abbondantemente avanti con il tempo, è passato solo un quarto del tempo, quindi abbiamo tantissimo ancora per completare il raid, direi che ci stiamo dentro alla grande. E tra l'altro vi faccio notare come resiste Tyranitar quando subisce uno Psico Slancio. Adesso vi farò vedere appena arriva l'attacco, se arriva. Eccolo qua, Deoxys usa Psico Slancio, guardate quanto danno subisco, veramente pochissimo di vita. Tra l'altro Tyranitar non è neanche il top come counter buio di Deoxys, però davvero, se ha Psico Slancio rimane dentro tantissimo, subisce 3-4 Psico Slancio tranquillamente e sta lì, continua a fare morso e poi sgranocchio, ed è veramente un Pokémon utilissimo per fare questo Deoxys, ragazzi, assolutamente. Deoxys praticamente completato, abbiamo avanzato oltre metà del tempo, prevedibile direi. Ora vediamo di capire quanti PL ha, cerchiamo di vedere quanto arriva scendendo qui. 1750 ragazzi, quindi è bello scarso perché il 100 è 1806, se non mi sbaglio. Andiamo a vedere rare, non le ho neanche viste. Ho tre missioni di Staryu, che sono vinci un raid per Staryu. Adesso andiamo a fare il check su Deoxys. Un attimo, facciamo un check su Deoxys. Vieni, dammi una mano per favore. Vai ragazzi, check su Deoxys. Ma niente da fare, mi spiace, tornerai dopo. Niente da fare per questo Deoxys, 1750, cerchiamo di catturarlo con la baccananas perché tanto
Poi le caramelle nel caso le userò su un deoxy di difesa valido per i PvP, per la Lega Mega, ma non è che mi interessi troppo catturare questo Deoxys, nemmeno con le bacche ananas, raddoppiare le caramelle, ragazzi, assolutamente poco utile, poco utile. Tra l'altro, ragazzi, mi stavo scordando di fare il brevissimo tutorial come fare eccellente su Deoxys. Non mi ricordo se l'ho fatto, ma è da qualche giorno che non registro video per mancanza di tempo, quindi ve lo faccio adesso. Come vedete, basta stringere il cerchio leggermente più basso rispetto alla sua testa, sempre il cerchio piccolino, è molto vicino. Quando vi attacca, lanciate, sempre palla curva, consiglio, e riuscirete a fare eccellente molto in modo semplice. Come al solito vi deve attaccare in modo da lasciarvi il tempo di far riapparire il cerchio, così, tac, e poi fare eccellente. Così che lo faccio io, so che sembra facile, però impegnatevi, mettetevi lì tranquillamente e vedrete che riuscirete a fare eccellente dopo qualche raid. Magari non subito, chiaramente bisogna un attimo prenderci la mano, ma sicuramente riuscirete a fare eccellente super in maniera facile, ragazzi. Andiamo a farne un altro, si attacca, eccolo, tac, altro eccellente con l'ananas. Non sto usando di bacche lampo né normali né dorate. Adesso incomincerò a utilizzarle tra poco, ancora 7 palline, farò ancora qualche lancio con l'ananas. Ma poi andiamo con le dorate per non perdere più tempo, ragazzi. Ok, ragazzi, ancora 3 palline, quindi vediamo di lanciare la bacca lampo dorata e cercare di fare eccellente, così almeno non scappa questo Deoxys, anche se è scarsissimo. Potrei catturarlo e trasferirlo, tipo, non lo utilizzerò mai in nessun modo, ma vabbè. Catturarlo è sempre la cosa buona e giusta, intanto che si è fatto il raid. Speravo in qualche rara, ma nemmeno quelle sono saltate fuori, peccato. E comunque, ragazzi, dopo questo Deoxys volevo fare o un raid di un Aun o un altro Deoxys. Adesso vediamo anche cosa offre il mio paesino, la mia zona, ma probabilmente farò un raid di un Aun, perché Deoxys l'ho già fatto, catturato, meno male. Almeno un Deoxys l'abbiamo preso. Questo Deoxys, in realtà ne ho già catturati altri, ma vabbè, 14, 12, 10, quindi completamente inutile. Facciamo questi check su Zigzagoon, giusto per animare un po' questo video tranquillissimo, non sono saltati fuori di shiny niente ancora. Allora, situazione raid prima di tutto. Abbiamo un altro Deoxys che arriva tra 20 minuti e un paio di Anaun, un Aun. Io direi di fare un Aun, precisamente il T, perché ho più tempo. Facciamo questo raid di un Aun, ragazzi, molto semplice da fare anche in singolo, senza invitare nessuno. E vediamo di fare check shiny e poi facciamo i tre check shiny su Staryu dalle missioni, ragazzi. Quindi restate un attimo ancora collegati, perché dopo facciamo tre check shiny sperando nello shiny Staryu non selvatico ma da missione. Quindi vediamo un po' cosa succede e aspettiamo che incominci il raid, ragazzi. Beh, ragazzi, ce la stiamo per fare. 10 secondi di lobby ancora e poi si entra. Niantic, se stai guardando questi video, mettici un tastino per partire subito e per skippare 2 minuti di lobby, soprattutto se facciamo raid in solo, perché altrimenti stiamo qui a perdere tutte le volte 2 minuti per fare il raid, che vabbè, sono pochi 2 minuti, ma se c'è un tastino per rientrare, insomma, è meglio, per entrare subito nel raid. Sto utilizzando Gengar, ragazzi, carichiamo 2 palla ombra, giusto per... anche 3 possiamo caricarne, adesso le utilizzo, vai. Vediamo quanto gli tolgo, pochissimo, cioè, per... essendo un Pokémon da raid è tutto normale, però comunque preferivo che fosse un pochino più debole e di batterlo un po' meno, in un po' meno tempo. Mi sto già impappinando, ragazzi. Un Aun T andato. Adesso facciamo un altro check shiny su questo Aun, però voglio concentrarmi. Non so quanti sono i PL del 100, adesso poi ci guardiamo. Vai, altro check. Fallo tu il check, dai. Rare, non ne ho viste neanche adesso. Sfida bonus, ragazzi. Mai nella vita. Quindi un Aun T non shiny. A parte che non mi posso lamentare, ragazzi, perché ne ho fatti veramente pochissimi di questi un Aun, ne ho fatti tipo 2 o 3. Ho fatto più Deoxys, ma anche lì ne ho fatti forse una decina, non di più.
già catturato, ovviamente lo valutiamo al volo per vedere se magari è forte di IV, giusto da collezione. Non so quanto sia il 100, ma non è sicuramente questo. Quindi niente, un altro pass remoto praticamente buttato al vento, ragazzi. Quindi non resta altro da fare che fare i check shiny su dove sono le missioni. Ho tre stari da cliccare, questa qua la andiamo via. Tre stari da cliccare, clicchiamo il primo, vai. Non shiny, non so quanto siano i PL del 100, ma non mi interessano, io punto allo shiny e basta. Altro check, mai nella vita. Tra l'altro questo è 480, quello di prima è 477. Ultimo check di questo video, ragazzi, poi la chiudiamo qui, vai. Ma figurati se trovo lo shiny, 487. Questo lo catturiamo, ragazzi, così vediamo gli IV, dato che è il più alto. Lo andiamo a catturare e vediamo se sarà forte questo o saranno ancora più scarsi gli altri due o non lo so. Vediamo di catturarlo, sono curioso di vedere quant'è di PL, lo so, di IV, scusatemi. E poi concludiamo questo video in, non bellezza, ma in bruttezza, perché non è successo niente in questo video. Posso solo dire che questo qua è 90-91, credo. Vabbè, comunque non è nulla di che neanche questo stario. Gli altri faranno ancora più schifo, ovviamente. Check su Baltoi, che non è shiny. E basta, ragazzi. Ditemi nei commenti se voi avete fatto tanti raid e se avete trovato tanti shiny. Io personalmente sto giocando abbastanza poco. Un po' perché non ho tempo, un po' perché questo evento non mi sta prendendo più di tanto. Ci sono troppi shiny da trovare da raid. Capisco Deoxys, leggendario, ci stava, ma 5-1-1, che tra l'altro escono anche poco rispetto ad altri Pokémon. Adesso è stato un caso che ce n'era qualcuno prima, insomma, di 1-1, ma veramente pochi rispetto a tanti altri Pokémon che ci sono da raid. Quindi evento un po' così che ho visto ha lasciato perplesso molti. Ditemi cosa ne pensate, ditemi nei commenti se avete trovato qualche shiny e magari anche Deoxys, che io non ho ancora trovato. Noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, un saluto da Davide e Nico, mettete like, iscrivetevi al canale, fatti bravi, che sto puntando ai 5.000 iscritti entro la fine di agosto. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi, ciao, alla prossima!